tipo che Stars di Londra, siamo con Gus Hansen. Gus, ti abbiamo visto lottare negli ultimi livelli con uno stack piuttosto corto. Sì, oggi sono partito con un buon stack e ho avuto un grosso piatto favorevole all'inizio. Ma poi ho avuto alcune mani sfavorevoli, per cui mi sono ritrovato piuttosto corto. Ho rubato alcuni bui e ho fatto un double up, ma poi alla fine ho preso una bruttissima decisione andando lì con asso donna e trovando asso K. Purtroppo ho chiuso il colore, ma il mio avversario ha fatto un colore più alto. Beh, sarà per la prossima volta. Quando si fanno degli errori, si viene eliminati. Giocherai l'high roller domenica? Sì, questo è il programma. So good luck, Gus, and thanks very much. Thanks. EPT Pokestars di Londra, siamo con Umberto Brenes. Umberto, com'è andato il torneo? Sono arrivato due giorni fa per giocare questo torneo, che tra l'altro è stato molto bello. Passeggiando tra qui a Piccadilly sembrava di essere a Vegas, bellissimo. Ho iniziato le prime ore del torneo giocando bene, ma non ho avuto carte. Finché ad un certo punto ho rilanciato con asso donna e il big blind mi ha chiamato con 4-6. Il flop è stato donna 4-6 e ho perso più della metà del mio stack. Dopodiché ho provato ad aspettare qualche mano buona finché ho avuto 4-4. Sono stato chiamato in all-in da asso 10 e sono stato eliminato. Umberto non c'è. Ora spero di rifarmi nel grosso torneo di domenica, l'high roller. The high roller on Sunday. I am ready. I think it's very good. È un'ottima cosa che ci siano dei grandi tornei anche fuori da Vegas. Grandi giocatori e grandi montepremi anche in Europa. Il primo premio qui è 2 milioni di dollari. Fantastico. Ultima domanda, Umberto. Quando giochi in Europa, cambi il tuo stile rispetto a quando giochi tornei negli Stati Uniti? Yeah, I need change. Here. Sì, è necessario cambiare stile. Qui i giocatori sono molto più aggressivi. Hanno over pair e vanno all-in. Hanno top pair e vanno all-in. Hanno asso K e vanno all-in. Non hanno paura a far volare le chips. Ho dovuto quindi adattare il mio gioco. Purtroppo se non vedi carte e se non vedi punti è molto difficile. Ma se le cose girano bene, allora è molto meglio avere contro questo genere di giocatori che continuano a spingere. Okay, thanks very much, Umberto. I'll see you. Good luck, my friends.